Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Fratelli, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio onnipotente e a voi fratelli che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni per mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la beata sempre Vergine Maria, gli angeli e santi e voi fratelli di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi. Perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita. Amen. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Signore, pietà. Preghiamo. O Dio, ricco di misericordia, che hai chiamato San Giovanni Paolo II, Papa, a guidare l'intera tua Chiesa, concedi a noi, forti del suo insegnamento, di aprire con fiducia i nostri cuori alla grazia salvifica di Cristo, unico Redentore dell'uomo. Egli è Dio e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Dagli Atti degli Apostoli. Salpati da Troade, facemmo vela direttamente verso Samotracia e il giorno dopo verso Neapoli e di qui a Filippi, colonia romana e città del primo distretto della Macedonia. Restammo in questa città alcuni giorni. Il sabato uscimmo fuori della porta lungo il fiume, dove ritenevamo che si facesse la preghiera e, dopo aver preso posto, rivolgevamo le parole alla donne là riunite. Ad ascoltare c'era anche una donna di nome Lidia, commerciante di porpora, della città di Tiatira, una credente in Dio, e il Signore le aprì il cuore per aderire alle parole di Paolo. Dopo essere stata battezzata insieme alla sua famiglia, ci invitò dicendo: «Se mi avete giudicata fedele al Signore, venite e rimanete nella mia casa». E ci costrinse ad accettare. Parola di Dio. Il Signore ama il suo popolo. Il Signore cantate al Signore un canto nuovo, la sua lode nell'assemblea dei fedeli. Gioisca Israele nel suo Creatore, esultino nel loro Re i figli di Sion. Il Signore ama il
lodino il suo nome con danze, con tamburelli e cetre li cantino inni. Il Signore ama il suo popolo, incorona i poveri di vittoria. Il Signore ama il suo popolo. Esultino i fedeli nella gloria, facciano festa sui loro giacili. Le lodi di Dio sulla loro bocca, questo è un onore per tutti i suoi fedeli. Il Signore ama il suo popolo. Alleluia. Verità darà testimonianza di me, dice il Signore, e anche voi date testimonianza. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, Signore. In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: quando verrà il Paraclito, che io vi manderò dal Padre, lo Spirito della verità che procede dal Padre, egli darà testimonianza di me. E anche voi date testimonianza, perché siete con me fin dal principio. Vi ho detto queste cose perché non abbiate a scandalizzarvi. Vi scacceranno dalle sinagoghe, anzi, viene l'ora in cui chiunque vi ucciderà crederà di rendere culto a Dio. E faranno ciò perché non hanno conosciuto né il Padre né me. Ma vi ho detto queste cose affinché, quando verrà la loro ora, ve ne ricordiate, perché io ve l'ho detto. Parola del Signore. Gloria a te, Cristo. Il Signore ama il suo popolo. Abbiamo cantato, era il ritornello del canto interlezionale. È anche una verità che il popolo di Israele ripeté. Gli piaceva ripetere: il Signore ama il suo popolo. E nei momenti brutti sempre il Signore ama. Aspettare come si manifesterà questo amore. E quando il Signore inviava per questo amore un profeta, un uomo di Dio, la reazione del popolo era: il Signore ha visitato il suo popolo, perché lo ama, lo ha visitato. E lo stesso diceva la folla che seguiva Gesù, vedendo le cose che faceva Gesù: il Signore ha visitato il suo popolo. E oggi noi qui possiamo dire: cento anni fa il Signore ha visitato il suo popolo. Ha inviato un uomo, lo ha preparato,
per fare il vescovo e guidare la Chiesa. Facendo la memoria di San Giovanni Paolo II, riprendiamo questo. Signore ama il suo popolo, Signore ha visitato il suo popolo, ha inviato un pastore. E quali sono, diciamo, le tracce di buon pastore che possiamo trovare in San Giovanni Paolo II? Tante, ma diciamo tre soltanto. Come dicono che i gesuiti sempre dicono le cose de a tre, no? Diciamo tre. La preghiera, la vicinanza al popolo e l'amore alla giustizia. San Giovanni Paolo II era un uomo di Dio perché pregava. Pregava tanto. Ma come mai un uomo che ha tanto di fare, tanto lavoro per guidare la Chiesa, tanto tempo di preghiera? Lui sapeva bene che il primo compito di un vescovo è pregare. E questo non lo ha detto il Vaticano II, l'ha detto San Pietro. Quando hanno fatto i diaconi, disse: e a noi, vescovi, la preghiera è l'annuncio della parola. Il primo compito di un vescovo è pregare, e lui lo sapeva, e lui lo faceva. Modello di vescovo che prega, il primo compito. E ci ha insegnato che quando un vescovo fa l'esame di coscienza, alla sera deve domandarsi: quante ore oggi ho pregato? Uomo di preghiera. Secondo traccia, uomo di vicinanza. Non era un uomo distaccato dal popolo. Anzi, andava a trovare il popolo. E girò il mondo intero trovando il suo popolo, cercando il suo popolo. Facendosi vicino. E la vicinanza è uno dei tratti di Dio con il suo popolo. Ricordiamo che il Signore dice al popolo di Israele: guarda, quale popolo ha avuto i suoi dei così vicini come tu con me? Una vicinanza di Dio col popolo che poi si fa stretta in Gesù, si fa forte in Gesù. Un pastore è vicino al popolo, dal contrario non è pastore, è un gerarca, è un amministratore, forse buono, ma non è pastore. Vicinanza al popolo, e San Giovanni Paolo II ci ha dato l'esempio di questa vicinanza, vicino ai grandi e ai piccoli, ai vicini e ai lontani, sempre vicino, si faceva vicino. Terza traccia, l'amore alla giustizia, ma alla giustizia piena. L'uomo che voleva la giustizia sociale, la giustizia dei popoli, la giustizia che caccia via le guerre, ma la giustizia piena. Per questo San Giovanni Paolo II era l'uomo della misericordia, perché giustizia e misericordia vanno insieme, non si possono distinguere. Sono insieme, giustizia e giustizia. Misericordia e misericordia, ma l'una senza l'altra non si trova. E parlando dell'uomo della giustizia e della misericordia, pensiamo quanto ha fatto San Giovanni Paolo II perché la gente capisse la misericordia di Dio. Pensiamo
come lui ha portato avanti la devozione a Santa Faustina, che dal giorno di oggi la sua memoria liturgica sarà per tutta la Chiesa. Lui aveva sentito che la giustizia di Dio aveva questa faccia di misericordia, questo atteggiamento di misericordia. E questo è un dono che ci ha lasciato lui. La giustizia misericordia e la misericordia giusta. Preghiamolo oggi, che ci dia a tutti noi, specialmente ai pastori della Chiesa, ma a tutti, la grazia della preghiera, la grazia della vicinanza e la grazia della giustizia, misericordia, misericordia, giustizia. Sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, all'onore e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Ti offriamo, Signore, questo sacrificio di lode in onore dei tuoi santi, nella serena fiducia di essere liberati dai mali presenti e futuri, e di ottenere l'eredità che ci hai promesso, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere e fonte di salvezza, lodarti e ringraziarti sempre, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo Signore nostro. Tu doni alla tua Chiesa la gioia di celebrare la memoria di San Giovanni Paolo II. Con i suoi esempi la rafforzi, con i suoi insegnamenti la maestri, con la sua intercessione la proteggi. Per questo dono della tua benevolenza, uniti agli angeli e ai santi, con voce unanime cantiamo l'inno della sua lode. Sono pieni della tua gloria.
Padre veramente santo, a te la lode da ogni creatura, per mezzo di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che da un confine all'altro della terra offre il tuo nome al sacrificio perfetto. Ora ti preghiamo umilmente, manda il tuo Spirito a santificare i doni che ti offriamo, perché diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui fu tradito, egli prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso prese il calice e rese grazie con la preghiera di benedizione. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi, per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale del tuo Figlio, morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorto e asceso al cielo, nell'attesa della sua venuta, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Egli faccia di noi un sacrificio perenne, a te gradito, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, con San Giovanni Paolo II e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Per questo sacrificio di riconciliazione, dona Padre pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, il collegio episcopale, tutto il clero e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiunge a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi.
Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, possiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li ripetiamo ai nostri genitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo il regno, tua la potenza e la gloria di sempre. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa. E dona l'unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiatevi un segno di pace. Con l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua messa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Il Signore manca.
Hallelujah.
Preghiamo. Signore Dio nostro, la comunione ai tuoi santi misteri susciti in noi la fiamma di carità che alimentò incessantemente la vita di San Giovanni Paolo II Papa e lo spinse a consumarsi per la tua Chiesa. Per Cristo nostro Signore. Amen. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Che gli ha fatto cielo e terra. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio, Spirito Santo. Amen. La messa è finita, andiamo in pace. Prendiamo.